In primo piano, nell'edizione di questa sera, il caso Palleschi, la professoressa di inglese di Sora, del quale ormai non si hanno più notizie da 24 giorni. Ieri c'è stata un'autentica battuta di ricerche per oltre 100 volontari che si sono stretti attorno alla famiglia Palleschi. Abbiamo raccolto con la nostra troupe una serie di testimonianze, molte delle quali toccanti, come nel caso della madre della professoressa di Sora. Sentiamo. Il cuore mio è spezzato adesso, non lo sento più il cuore mio. Ho bisogno solo di rivedere quella faccia, pure senza un filo di grasso, solo con la pelle vicino all'osso. Però basta che me la rimandino a casa. Ne ho fatti tanti di appello, ma non mi ha sentito nessuno. Ho fatto anche l'appello al Papa, se lui con quella voce si fa sentire al Signore, solo lui lo può fare. Tanto questi non mi sentono, a me non, a nessuno. Qualunque appello faccio, sicuramente a me non mi considera nessuno. Questi professionisti che hanno saputo fare questo lavoro, se volevano sentire gli appelli della mamma, da quando li stiamo facendo, si sarebbero dovute aprire tante porte e tante strade per riportarmela a casa. Ma non ce la faccio più, non ce la faccio più per stare tranquilla, ma non tranquilla, per sentire ancora un pizzico di calore, mi devo stringere un pezzo di pezzo al petto. Mia figlia era una persona, non è che era la mia figlia e la voglio mettere che non abbia fatto nessun minimo, può capitare una scorrettezza nelle scuole a un bambino per punirlo, tutto quanto. Ma in qualità di persona non aveva niente di niente, l'amavano tutti, persone sposate, persone amiche, di tutti i tipi, di tutti i posti. Mia figlia era trattata in prima persona, la compagna di tutti, e non penso mai che mia figlia abbia fatto una cosa per avere i nemici, ma manco lontanamente. Voglio mia figlia, la voglio viva, pure se non l'hanno trattata bene, che non l'hanno fatta pulire, non gli hanno data da mangiare, sono 23 giorni oggi, ma la voglio riabbracciare, perché a mia figlia ho fatto tanto per questi figli miei e lei era la regina di casa. Finita, non voglio dire più niente, che è tanto tempo che sto di tutte queste cose e non mi sente nessuno, non mi sente nessuno. Basta, basta, voglio dire solo a loro, rimandatemi mia figlia per favore, non voglio sapere chi siete, non voglio sapere cosa fate. Non voglio sapere niente, voglio soltanto che mi mandate mia figlia, niente più. Se mi date mia figlia, vi perdonerò per tutta la vita, ma se non mi date mia figlia o me la ridate a modo vostro, la vita vostra sarà distrutta. Glielo dico con tutto il cuore di mamma, mi sottometto a tutto, faccio del tutto, ci passo sopra, ma se mia figlia ha una brutta riuscita, loro non vivranno più, non vivranno più senz'altro. E io in prima persona sono capace di farlo. Non ho altre parole, voglio solo gridare, figlia mia, cerca di essere forte come è stata tua madre. Tua madre è stata così forte fino a ieri, fino a oggi. Tu tieni duro se sei viva, cerca di tornare a casa. E poi tutto il resto si vedrà dopo. Dal dolore comprensibile di una madre che da oltre 20 giorni non ha notizie della figlia, alla determinazione nel proseguire le ricerche da parte del fratello della professoressa Palleschi.
Parliamo di omertà, parliamo di reticenza, la gente ha paura di andare a denunciare qualsiasi fatto, ma non paura nel senso che chissà che gli fanno, paura nel senso che si sentono un pochettino additati, cioè, casomai vado lì, perdo tempo, poi mi fanno aspettare, poi, capito? Purtroppo è così, io conosco abbastanza questo territorio che, ripeto, ci sono nato qua, quindi so i posti e conosco tante di quelle stradine secondarie, eccetera, eccetera, quindi in base a quello che poi conosco abbiamo cercato di estrapolare le mappe più opportune, ma ottenere non il ritrovamento di mia sorella magari, però casomai sensibilizzare le persone che vengono, che sono venute casomai a parlare tra di loro, a discutere, sa, dell'evento, potrebbe darsi pure che qualcuno riesce a dire qualche notizia anche per loro non importante, che per noi potrebbe essere un tassello iniziale per poi procedere su una pista. Questa è quella che speriamo. Le ricerche fatte, secondo me, sono state fatte, almeno per quello che ho visto, le ricerche sul territorio sono state fatte in modo incessante e ripetute giorno per giorno, quindi devo soltanto elogiare le forze dell'ordine che si sono adoperate immediatamente senza aver battuto ciglio. Vediamo questa di oggi come andrà, e poi, perché noi non ci fermiamo davanti a niente, noi andiamo avanti. Ripeto, io impiegherò tutto il mio tempo per ritrovare mia sorella, ma soprattutto per trovare le persone che me l'hanno portata via. Beh, mia sorella non si poteva volatilizzare nel nulla, presumo che qualcuno l'abbia aggredita e portata via, che una persona equilibrata, tranquilla come lei, non è che di punto in bianco impazzisce, può anche succedere, ma non era da mia sorella. Da 20 giorni anche più parliamo di questa vicenda, parliamo della scomparsa della professoressa Palleschi, parliamo anche della zona attorno a San Martino e al Sorano che è finita sotto la lente di ingrandimento dell'obiettivo di molte telecamere di televisioni nazionali e locali, ma che pochi conoscono realmente. Ce ne ha parlato il fratello della professoressa Palleschi. Ora sentiamo anche la cognata, Giuliana De Santis. Qualsiasi cosa che ci possa ricondurre a lei, un elemento, un indumento, anche lei, perché no? Anche lei, può darsi che riusciranno queste persone che si sono presentate qui veramente in tanti, amici, parenti, persone che non conosciamo, quindi ci sta gente, può darsi pure dentro un rudere la trovano legata, imbavagliata, seduta da qualche parte, speriamo viva. Sono veramente in tanti, anche i ragazzi che lavorano con il Codral si sono presentati qui con due pullman con 40-50 persone. Quindi la solidarietà è veramente tanta e siamo orgogliosi di avere queste persone vicino a noi. Diciamo che abbiamo fatto più o meno dei percorsi anche distanti da qua, perché sono tutte zone un po' ambigue, ci stanno delle zone proprio ambigue che sicuramente dagli inquirenti non è stato tralasciato niente, però noi abbiamo voluto comunque rifare qualcosa e ripercorrere anche forse quello che già hanno fatto gli inquirenti. Sono arrivati, penso, fino apposta a Fibreno, e quindi parecchie persone stanno vagliando quella zona lì, non dalla parte del lago, ma dalla parte del Canneto ci sta una cava, quindi si cercano altre cose al di fuori del lago, insomma. Io ho dei dubbi in merito, anche perché io ho cercato di ripercorrere la superstrada sia in andata verso Atina e sia nel ritorno verso Sora. L'ho fatta ad occhio visivo, cioè senza, e l'ho fatto anche con zoomando delle immagini, e ho potuto notare che si possono vedere delle persone, però dei dettagli in particolare non si distinguono. Lui fa sì, dice praticamente dei particolari che secondo noi è impossibile vederli, e poi dice pure che lui o lei, perché noi non sappiamo chi è la persona, dice pure che lui si è fermato per far passare un cane, ma un tratto di superstrada, scorrimento veloce come a questo punto. Io non riesco a capire come possa essersi fermato e far passare un cane e possa aver visto quello che lui dice di aver visto. Io dal primo giorno, dal lunedì, ho iniziato a dire che qualcuno ha visto e che sono sicura che qualcuno ha visto e che, come mia suocera disse alla fiaccolata, se hanno un cuore si faccia avanti in qualsiasi modo, ma per ridare Gilberta alla mamma, in qualsiasi modo, perché sono 22 giorni,
che è straziata dal dolore, non ce la fa più, non ce la facciamo più, non ce la facciamo veramente più. Quindi se ha un cuore, se faccia avanti. No, assolutamente no, non è stata fatta nessuna richiesta e devo dire che tutte le persone che comunque hanno comunicato qualcosa, la prima cosa che viene detta tramite il nostro avvocato è che lo fanno con coscienza. Quello che stanno facendo lo fanno con coscienza e non per soldi. Certo che voglio chiedere se loro sono responsabili o hanno visto qualcosa, voglio chiedere a loro se sono padri di famiglia, se praticamente credono nel valore e nel dolore di una mamma, che si facciano avanti, perché l'omertà non serve a niente, non serve a niente, porta soltanto alla distruzione della famiglia, della mamma e della famiglia. E concludiamo questa lunga serie di servizi dedicati alla scomparsa di Gilberta Palleschi ascoltando la gente che da ieri come volontaria sta cercando la professoressa d'inglese. Siamo qui dalle 8 più o meno. Siamo partiti ovviamente da questa zona che è la zona che più accreditata dal punto di vista delle ricerche. Tuttavia sono un po' scettico su questo discorso qui, nel senso che faccio questa strada quotidianamente, perché io abito a Fontechiari e ho lo studio a Sora e vado a lavorare in bicicletta, perché questa è l'unica strada che permette di bypassare tutto il traffico veicolare, quindi la faccio due volte al giorno all'andata e al ritorno tutto l'anno. Quindi mi sembra alquanto impossibile, anche se impossibile è una parola grossa, perché i fatti di cronaca ci hanno abituati a vedere che le cose che per noi sono impossibili, in realtà per chi ha un atteggiamento o una propensione a delinquere, diventano forse improbabili ma non impossibili. Mi sembra improbabile che non ci sia a quell'ora, era un sabato mattina festivo per giunta, quindi qui molta gente viene per camminare, per correre, fare jogging, in bicicletta, e mi pare assolutamente improbabile che a quell'ora del mattino, un giorno tiepido di sole, non ci sia stato nessuno che possa aver visto nulla. Tra l'altro questa è una strada che ha due accessi, un accesso da Broccostella e un accesso da Fontechiari, per cui anche volendo uno non può controllare contemporaneamente entrambi gli accessi. Poi tra l'altro in questi giorni sono fuori delle storie un po' in contraddizione con quelli che possono essere quello che gli inquirenti evidentemente pensano, nel senso che un mio compaesano di Fontechiari pare l'abbia vista il pomeriggio al cimitero, quindi è una persona attendibile, almeno dal mio punto di vista, mi sembra strano che non sia stata presa in considerazione questa altra ipotesi. A parte diciamo il dramma familiare, che comunque non auguro a nessuno, ovviamente, e poi diciamo anche per dare così un contributo in qualche cosa, infatti mi chiedevo cercando cosa, non lo so, cercando cosa, giriamo qui, non lo so, è strano comunque tutto che accada all'insegna che nessuno come al solito ha visto o sentito, niente insomma. Diciamo la scusa per portarla anche a passeggio e così diamo anche una mano, non lo so, non lo saprei proprio, non lo saprei.